28 febbraio 1980. Muore a Firenze Piero Bargellini, intellettuale cattolico prestato alla politica. L'ideale di una conoscenza universale come vocazione naturale di ciascun figlio di Dio, il progetto di un uomo ricco anzitutto dei propri valori, conscio della propria identità, da manifestare nelle opere d'arte attraverso mezzi artistici, divenne paradigma nel San Bernardino da Siena, una biografia di acuta spiritualità in cui appaiono i frutti migliori dell'umanesimo, invenzione ineguagliata della sua Firenze. Le sue opere, sempre di alto livello divulgativo, lo resero celebre come educatore e uomo di scuola, felicemente dotato nel rendere con semplicità anche i problemi più complessi. L'antologia 100 stelle per gli alunni della media e il commento alla Divina Commedia ne costituiscono alcuni esempi. Ottimo conoscitore di pittura e architettura toscana, aveva le carte in regola quando il sindaco Giorgio Lapira lo volle con sé come assessore alle belle arti e alla pubblica istruzione. Nei 5 anni trascorsi al fianco di Lapira, si dedicò a rendere più evidente la storia dell'arte fiorentina, rinfrescandone le pagine nelle strade e nelle piazze, considerando troppo erudita e nascosta quella dei musei e delle gallerie. L'armonia, la chiarezza dell'ambiente paesaggistico furono egualmente salvaguardate dalla sua visione classica, moderna nello specifico riguardo alla politica del verde, da lui particolarmente incentivata. La vicenda politica di Bargellini toccò il suo punto di massima responsabilità durante l'alluvione che colpì Firenze nel novembre 1966, 4 mesi dopo la sua elezione a sindaco. Indimenticata nel corso di una drammatica seduta notturna, la perorazione con cui chiese e ottenne che la giunta assumesse la responsabilità diretta delle operazioni d'emergenza ed intervento necessarie al ritorno d'una forma almeno sopportabile di vita civile.